la Quintana è donna, la Quintana è femmina, l'abbiamo visto anche dal palio e chiaramente la bellezza non poteva mancare neanche a questa cena. Come sta andando questa cena grande? Questa cena grande è innanzitutto un'occasione meravigliosa per ritrovarsi tutti insieme e sancire l'inizio dei giorni quintanari. Il tutto addolcito ancora di più, se così si può dire, da un cibo meraviglioso. Stasera era una serata fredda, però ci siamo coperti, la gioia di stare insieme, le emozioni, di vedere dei bellissimi filmati ci hanno fatto dimenticare il freddo e anzi direi che c'è molto calore. Quindi si ritorna a Foligno anche con uno spirito diverso, poi sono i 400 anni e come si può vedere ormai Foligno ti ama, se vogliamo. E sono 399 anni che ci vengono. No, è un amore veramente, spero, ricambiato e credo che lo sia. Da parte mia c'è innanzitutto una grandissima ammirazione per la tradizione culturale che caratterizza la manifestazione della Quintana, insieme a questa grande festa che abbraccia tutti. E io poi sono per certi aspetti una conservatrice, nel senso che mi piace tantissimo sostenere la nostra ricchezza culturale, e in Umbria e a Foligno è vivissima e profondissima, e quindi il fatto che una città intera ne sia orgogliosa e la celebri due volte l'anno trovo che sia un fatto veramente unico e meraviglioso, del quale sono orgogliosa di farne parte. E mi sento un po' di Foligno ormai dopo tanti anni, dai, sì, diciamolo, me lo dico da sola, ma spero che sia condiviso come pensiero. Benissimo, sei di Foligno.